con presenze di organizzazioni criminali che si registrano solo in territori che purtroppo tradizionalmente hanno vissuto ognuno questo drammatico fenomeno. Le ragioni autentiche per cui decidemmo di fare quell'assemblea erano due. La prima era quella di natura conoscitiva. Volevamo capire dagli esperti quale fosse la reale situazione a loro giudizio, al di là delle strumentalizzazioni e delle enfatizzazioni mediatiche. E l'altra è la ferma volontà di rivendicare con forza che questa è una provincia sana, socialmente forte, che doveva tuttavia trovare una soluzione urgente ai problemi che anche la drammatica attualità dei due anni passati da allora fino ad oggi ci dice che sono ancora lì in attesa di essere compresi e sradicati. L'ambizione forse velettaria di quell'assemblea di allora e delle altre iniziative che seguirono era quella di unire tutto il territorio sano al di là di ogni logica di parte e di ogni strumentalizzazione, sotto l'insegna dell'interesse generale di questa terra e delle sue parti sane amplissimamente maggioritarie, della comunità locale, verso un futuro scevro da problemi così gravi e da questa immagine così pesante e demeritata. Noi questa immagine della nostra terra non l'accettiamo e non l'accetteremo. Il tentativo unificante in nome dell'amore verso la nostra riviera, come le sconcertanti attualità mediatiche delle ultime 48 ore ci dimostra, non è riuscito a prevalere sono ancora le divisioni, le strumentalizzazioni politiche di ogni parte, le letture dietrologiche, la confusione culturale, l'incapacità di analisi giuridica e sostanziale degli eventi complessi che viviamo. Le domande che ci ponevamo, signor Ministro, di fronte a questa escalation drammatica di episodi criminali di allora, che occorre dire in questi due anni sono molto diminuiti, anche se non cessate del tutto, erano: e questo sintomo di un territorio ormai assimilabile ad altri in cui la criminalità agisce con la finalità di acquisire il controllo del territorio con metodologie tipiche delle organizzazioni più strutturate? Sono questi episodi il segnale di un tessuto economico e socialmente deteriorato al punto da considerare il nostro un territorio infiltrato dalla criminalità organizzata? Gli interrogativi che ci ponevamo allora sono gli stessi, tuttavia, che devono trovare risposta ancora oggi. Ma per avere risposte a questi interrogativi occorre innanzitutto cominciare a farci delle domande su quanto sta accadendo. Non si possono avere risposte ad interrogativi così complessi se, oltre a non porci di problema, come qualcuno auspicava che fosse, adducendo la motivazione della tutela dell'immagine del territorio, non ci si pone anche di fronte alle possibili risposte con atteggiamento serio, con un occhio critico, laico e non strumentale di questi odiosi eventi, che hanno colpito il lavoro dei nostri imprenditori, dei nostri collaboratori, cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Dalla nostra prospettiva di operatori economici e rappresentanti di categoria, non voglio tuttavia esimermi dal porre delle riflessioni, in modo particolare sul nostro provincia. Pare a noi evidente che i numerosi eventi delittuosi che hanno colpito la riviera negli ultimi anni sono tra loro disomogenei e non riconducibili ad unità, né sotto il profilo degli obiettivi né dei soggetti che li hanno realizzati. Questa disomogeneità tuttavia non può non farci evidenziare una parte di questi, almeno sotto il profilo della metodologia, le finalità tipiche di organizzazioni criminali più o meno strutturate, più o meno collegate con le più pericolose organizzazioni di stampo mafioso, più o meno inserite nel contesto territoriale. Il procuratore nazionale antimafia ha riferito in questi anni della presenza del ponente di attività criminali organizzate, anche per il rapporto strategico e logistico con la vicina Costa Azzurra. E questo è un monito autorevolissimo che non possiamo far finta che non ci sia stato. L'apparente inasprimento dell'azione criminale, che trova la più odiosa delle manifestazioni esteriori nella violenza di un attentato, deve essere letto e interpretato da chi ne ha la competenza tecnica ed istituzionale. Ma come già evidenziato in occasione della nostra già citata assemblea del 2010, mi sento di confermare che questo inasprimento delle manifestazioni delittuose è probabilmente più legato a un processo di deterioramento sociale, forse gravissimo, che sta vivendo il territorio e particolarmente il ponente estremo della nostra Liguria, che non ha guerre per il controllo del territorio con finalità estorsive, organizzate e strutturate in modo capillare, così come le sono in altri territori territoriali del nostro paese.
Occorre tuttavia, nel fare queste valutazioni, necessariamente richiamare anche alcune riflessioni come cittadino, l'imprenditore, il lavoratore vivono determinate contraddizioni dello Stato, che quotidianamente pongono le basi per quelle distorsioni che poi dovremo tutti insieme combattere. Come può lo Stato, in tutte le sue articolazioni, che doverosamente deve pretendere il rispetto assoluto delle regole, non presidiare culturalmente, operativamente, legislativamente le frontiere della struttura produttiva, che paiono essere più permeabili di un tempo e trovano in alcune zone di particolare delicatezza le pericolose aree di collusione, di interscambio e potenziale penetrazione dell'economia criminale, determinate talvolta purtroppo dall'azione legislativa, amministrativa ed operativa dello stesso Stato in ambito economico. Per esempio, come accade nelle forniture pubbliche, in particolare nel settore dei lavori pubblici, in cui lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, pone la logica del massimo ribasso e quindi il criterio del miglior prezzo, quale elemento determinante nella selezione dei propri contraenti. Quel massimo ribasso che tante tragedie sta portando al Paese e ai suoi lavoratori, esasperando la concorrenza, spesso tra poveri, che comincia a caratterizzare il sistema, aprendo la strada ai furbetti che con un ribasso insostenibile si aggiudicano le gare per poi far quadrare i conti violando le regole sulla sicurezza e sui lavoratori e peggio ancora aprendo la strada a forme insidiosissime di infiltrazione criminale nell'economia legale. Poi, dopo aver selezionato questi sistemi profondamente irresponsabili, i propri fornitori ti dice anche che a causa del patto di stabilità non ti possono pagare e non sanno dirti neanche quando ti vorranno pagare. Così, dopo aver anticipato il lavoro e non essere stato pagato dallo Stato, ti rivolge al sistema bancario che ti risponde: l'inaffidabilità dello Stato. Sotto il profilo finanziario non consente di smobilizzarti questi crediti e quindi puoi solo non pagare i tuoi fornitori e licenziare le persone che non lavorano da te, che lavorano con te magari da 30 anni. Questo è uno scandalo inaccettabile. Sistema bancario, tra l'altro, che voglio qui ricordarlo nel nostro Paese, è ancora fortemente e molto saldamente nelle mani della politica, nonostante le stupidaggini che quotidianamente cercano di propinarci. Basta ricordare quanto è accaduto il momento delle nomine dei consigli di amministrazione delle banche pesantemente lottizzate dalla politica e soprattutto se cosa accade quando vengono fissati gli emolumenti scandalosi che si attribuiscono, scaricati sugli oneri bancari a carico delle imprese e delle famiglie. Mi chiedo, chi vincerà la competizione tra le imprese se la logica legislativa ed operativa prodotta dallo Stato che governa questo sistema competitivo è così strutturato? Lascio immaginare a voi la risposta. Di sicuro non le imprese serie e sane che rispettano le regole, quelle che devono indebitarsi per pagare le tasse e che oggi non riescono neanche più a pagare perché non hanno più accesso al credito a sufficienza neanche per assolvere a questi impegni. Chi occuperà questo spazio competitivo tra poco se continueremo su questa strada iniqua, ingiusta, irrazionale sotto il profilo economico? A noi pare molto evidente. Si rischia che venga occupato da chi non rispetta le regole garantendosi un conto economico sostenibile scaricandone gli effetti collaterali sulla società. Occorre fermare questa spirale drammatica subito. Vorrei fare un altro esempio che mi pare di attualità e anche inerente alle problematiche territoriali. Mi riferisco a un ambito peraltro fortemente presidiato dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene ad esempio le aziende strutturate di questo comparto che sono i 4 casinò italiani e di cui evidentemente si conoscono molto bene le criticità e le delicatezze visto la necessità di un controllo diretto. Ma come può un pezzo dello Stato, vista la delicatezza ben nota cui facevo riferimento, per le 4 aziende che sono pubbliche, strutturate e fortemente disciplinate, porre estrema attenzione ad un altro pezzo attivare una profonda, forse nata ed irresponsabile deregolamentazione del settore dei giochi. Giochi d'azzardo online, la rete di sale da gioco e la presenza ancora insidiosa di giochi all'interno dei pubblici servizi. L'azzardo di Stato, in nome esclusivo del gettito che produce, e basta. Di questo azzardo pubblico in concessione ad essere colpite sono tendenzialmente le famiglie più disagiate. È un'emergenza sociale non ancora pienamente manifestata, ma che a breve intaserà i servizi sociali e le comunità terapeutiche di tutta Italia.
E come si vede in certi film di fantascienza, sembra che la macchina abbia perso il sopravvento sull'uomo.